Ciao amici, voglio provare a cuocere la fregola, a fare questo piatto sardo. Ho riportato dalla Sardegna qualche pacco di fregola, eccola qua, proprio fregola della zona di Oristano, di Cabras, trafilata al bronzo e fatta proprio con il grano della zona del Sinis. Bene, la farò con i frutti di mare, come vedete ho preparato tutto, ci metterò anche un scusate, un calamaro piccolino e del peperoncino che ci sta bene. Ok, mi preparo prima i frutti di mare, queste sono le cozze, ci metto un coperchio, le faccio aprire, ho fatto prima soffriggere un pochino ma non tanto l'olio per non bruciare l'aglio. E una volta aperti i frutti di mare, spengo perché altrimenti si ritira tutto il sughino che mi servirà poi per cuocere la fregola. Ecco qua, tolgo le cozze e metto da parte il sugo. La stessa cosa farò con le vongole. Metto il coperchio, aspetto che si aprono tutte e poi spengo. Il sugo delle vongole l'ho messo da parte, se c'è bisogno passatelo se pensate ci sia sabbia. Allora, ho soffritto il calamaro, poi ci ho buttato un po' di vino bianco, come avete visto, e anche qui ho messo da parte il sughetto. Ora sto togliendo un pochino di gusci, altrimenti sarebbero troppi, quindi ne stacco un po'. In questo modo, così, e li tengo da parte. Bene, una volta pronti, preparati i frutti di mare e il sughetto, vado a tostare la fregola. Ho messo un pochino d'olio con aglio, peperoncino e poco prezzemolo. Io sto usando un tegame di acciaio, ci vorrebbe un bel tegame di coccio, sarebbe più caratteristico. Bene, giro, così evito che si attacchi nel fondo, e la faccio tostare un pochino. E la vendono anche già tostata, ho visto, io ho preferito comprare questa normale, non tostata. Bene, poi ci verso i pomodorini, questi sono i nostri pomodorini dell'orto. Vedo però che non tirano fuori molto sugo, sarebbe meglio usare un pomodorino un pochino più succoso. Questi rimangono un pochino asciutti, però non importa. Giro un pochino. Poi ci verso subito il calamaro con il suo sughetto e ci metto poi di seguito anche le cozze con le vongole che ho staccato. Giro, se vedo che è asciutto, comincio a mettere il sughino che hanno tirato fuori. I frutti di mare. Poi durante la cottura, se vedo che è poco, che non mi basta, ci allungherò anche un po' di brodo. L'importante è farlo cuocere piano. Adesso lo copro con il sugo e lo lascio cuocere, però giro in continuazione. Ci ho messo il coperchio, ma non mi allontano assolutamente dal fornello per non farlo attaccare. Quindi continuo a girare. Come avete visto non ho messo sale, perché i frutti di mare sono già saporiti, quindi niente sale, il peperoncino sì che gli dà un pochino più di sapore. Quando è quasi pronta, quasi cotta, ci versiamo dentro anche i frutti di mare rimasti, eccoli qua, facciamo mantecare per benino e ci vorranno presso a poco 10-15 minuti di cottura in totale. Ed ecco qua, questo è il piatto pronto, l'ho versato in un vassoio per 3 persone, ma io penso che questa io e mio marito la faremo fuori tutta. Bene amici, non mi resta che augurarvi buon appetito e vado subito ad assaggiare. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!
Belluso e mena bizzo, belluso e mena bizzo, vinzar mamma mi danau. Asciuso e massimizzo, parzuno mi zudorau, parzuno mi zudorau.